Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo capitolo di Nocciolino 24. Oggi parliamo di dove, come e quando cambiare i vostri picciolini. Lo so, questa è una delle domande che fate più spesso, sia per le persone che devono venire in Inghilterra e si portano il malloppone di soldi perché ci devono vivere per tutta la loro vita, o anche quelle persone che ci vengono per qualche settimana giusto per spendere e espandere il loro patrimonio e hanno paura. Io, come ho fatto per esempio tanti anni fa, che ho fatto, non sapevo quindi dove andarli a cambiare questi soldi, quindi li cambiai in Italia, ma hanno fatto una sola esagerata. Mi ricordo che andai a Pompei, in una banca di Pompei, e si pigliarono tipo una trentina di euro solo di cambio, una cosa assurda, no, di servizio, e mi fecero sta sola, e quindi io mi misi i soldi, come ben sapete, nella mutanda di mia nonna col doppio fondo che indossai prontamente. Non vi dica la figura di merda che feci quando arrivai in aeroporto e se ne sono accorti tutti quanti. Comunque, allora, che cosa dovete fare quando venite in Inghilterra e avete dei soldi da cambiare? Prima di tutto, non cambiate assolutamente i vostri soldi in aeroporto, perché così come l'aeroporto, così come le banche italiane fanno i pack, ci stanno dei cambi assurdi a delle tariffe altissime. Dove conviene però cambiare i soldi? Qua giù, lo so, avete paura, perché pure mi metteva paura di portare i soldi appresso, ma su questo vi posso dare dei semplici e utilissimi consigli. Prima di tutto, veramente, la mutanda, vizzate in una mutanda, è una cosa magari che qualcuno potrebbe dire poi dopo mi sanno di pelo. Fregatevene, perché se poi proprio vi fottono i soldi state inguaiati, perché ricordatevi, ogni mondo, ogni città e paese, non lo so come si dice, insomma, quello, vi possono fare una sola anche in Inghilterra. Poi voglio vedere la faccita se rimanete senza soldi. Tra l'altro, proprio qualche settimana fa un ragazzo mi ha contattato dicendo che gli avevano rubato tutti i soldi, poverino. Lui voleva prendere una casa con Living on the Way, era già andato in un paese un po' distante da Londra e aveva deciso che da lì a qualche giorno sarebbe venuto a Londra, e poi dopo, cioè mentre stava andando per ritirare i soldi nel paese dove stava, adesso non ricordo, comunque ci hanno fatto tutto esordio e se ne è dovuto tornare in Italia, poverino. Quindi nella mutanda li potete mettere, oppure nel calzino sotto, però, cioè non lo mettete di lato. Che cosa potete fare? Potete avvolgere i soldi in un poco di carta igienica e poi dopo li mettete sotto la pianta del piede e poi vi tirate sopra il calzino. In questo modo magari puzzano un po' di beer, però sicuramente se vi devono fare una rapina, tra l'altro anche velocemente, da premettere, non state andando a Baghdad, però non si sa mai, la prudenza prima di tutto. Non succede in genere, però se venite come ho fatto io in Inghilterra con 500 euro uniche, figlie uniche di madre vedova, e vi fottono quegli unici soldi, siete fregati. Fai attenzione. Sì, ma tutto su bordel. Adesso, quindi, abbiamo detto, non dovete assolutamente cambiarli in aeroporto, non dovete assolutamente cambiarli in Italia, perché ovviamente ci sono le tasse più alte. Quindi dove li dovete cambiare? Gl'indianini. Tocchiamo adesso questo argomento dell'indianino. L'indianino è tipo la versione di Apu clonata. Adesso magari qualche indianino che parla italiano mi starà buttando le iastemme in urdu e in hindu. Però sì, gli indianini sono degli esserini che vivono e infestano gli off-license a Londra. Gli off-license di Londra sono, diciamo, quei bazar dove si vende un po' di tutto, dalle sigarette alla vodka per finire alla frutta. Anche la Oyster Card, addirittura fanno le ricariche della Oyster Card, e ci sono alcuni indianini che offrono il servizio di cambio. Anche questa tipologia, pur essendo più conveniente rispetto all'aeroporto e alle banche italiane, io sinceramente continuerei a sconsigliarvela. Però sicuramente già troverete dei tassi di cambio molto più convenienti. E voi quindi direte, Noccioli, tutto sto bordello, ma dove li dobbiamo andare a cambiare questi soldi? E adesso ve lo spiego. Prima di tutto, se vedete nel link in descrizione di questo video, vi lascio un articolo, quindi troverete nel dettaglio tutte le informazioni relative ai bureau de change, agli off license che cambiano la valuta e anche ai supermercati e alle catene di supermercati che fanno questo servizio. Con i link attivi è tutto il necessario, quindi non andate a smariare a capo, andando a destra, a manca, cercando l'impossibile, chiedendo nei forum e magari venendo pure mandati a fanculo dalle persone saccenti
parenti che già vivono nel Regno Unito e se pensano essere chissà chi. Quindi, cioè, diciamo che in questo articolo troverete tutte le informazioni. Il mio consiglio. Allora, per quanto riguarda Walthamstow, perché voi sapete che a Walthamstow io bazzico nella zona di Walthamstow, Leyton, Leytonstone, Stratford, il mio consiglio è quello di andare dalla Travelex. Troverete sempre il link in descrizione nell'articolo. Quindi, frate a me, stai senza pensiero. Mi sento anche di consigliarvi, oltre a Travelex, anche un altro board exchange che si chiama Thomas Exchange UK. E diciamo che per 100 euro vi daranno circa 80 sterline. Ragazzi, per questo video è tutto, spero di essere stato utile. Thumbs up, condividete il video, connettetevi al blog. Se avete delle domande potete fare qualsiasi domanda, non vi mettete paura di fare anche delle domande sceme perché nessuno vi manderà a fanculo, perché fine prova contraria sono io il proprietario del blog e di tutto. Quindi non permetterò mai a nessuno di offendere le persone che fanno anche per la milionesima volta le stesse domande. Magari sarò io a mandare a fanculo qualcuno, perché vi consiglio prima, la prima volta, di vedere tutti i video, poi eventualmente di fare qualche domanda un po' più nel dettaglio. No, sto scherzando, ragazzi, state sciolte e disinvolto, fate tutte le domande che volete e ci vediamo alla prossima!